Il bullismo non preoccupa o comunque non è percepito dagli studenti salernitani, almeno dai 150 del liceo Alfano I e del Regina Margherita, che hanno risposto al questionario proposto dal progetto dell'ANFAS con il Comune di Salerno, l'Associazione Sorrisi Sparsi e l'Università del Sannio. La scuola include, la scuola esclude. Per la maggior parte dei ragazzi contattati, infatti, non ci sarebbero episodi di intolleranza nei confronti di compagni, mentre sarebbe presente il fenomeno del danneggiamento di materiale scolastico. I dati sono stati illustrati nel corso di un'iniziativa svoltasi al Teatro Agusteo con la partecipazione del sindaco facente funzioni Enzo Napoli e dell'assessore alle politiche sociali Nino Savastano, un questionario che l'ANFAS di Salerno intende promuovere d'intesa con la sede nazionale in tutta Italia per avere un quadro più ampio ed attendibile della questione. Dopo questo incontro comunque il progetto proseguirà con altre iniziative, tra le quali la festa dell'amicizia a San Mango Piemonte a maggio. Sempre all'Agusteo invece è stata premiata la quinta C del Regina Margherita per il miglior video contro il bullismo, la cui realizzazione era collegata al questionario. I risultati sono più che positivi, perché soprattutto per quanto riguarda il bullismo, perché i ragazzi non percepiscono situazioni di bullismo nella città di Salerno. Da premettere che l'indagine è conoscitiva e non è assolutamente rappresentativa di quelli che sono il sistema sociale e scolastico della città di Salerno. Da premettere che questa è una prima fase di un progetto molto più ampio che avverrà nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Più del 70%, quasi 80%, ha un social network, e nel social network naturalmente verifica quelle che sono le situazioni più riguardanti il bullismo. Il bullismo comunque ha una situazione molto ampia e molto ramificata. Naturalmente internet, che permette di nascondersi da quelle che sono le attività sul territorio o di presenza fisica, amplifica molto il problema.